È stupendo che il nuovo anno inizi con Maria, con la solennità di Maria. Direi con la festa della nostra mamma. E questo non è casuale. Non si è scelto il 1º gennaio di ricordare, di pregare, di celebrare la solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, così per riempire un vuoto. No, ha un significato. Chi è Maria? Quando i magi, ma anche i pastori ancor prima, vanno a vedere questo bambino nato, trovano questo bambino tra le braccia di una madre. Trovano il Dio bambino, trovano Dio in braccio a una donna, in braccio a sua madre. La madre è l'abbraccio che fa vivere, scrive padre Hermes Ronchi, da cui sto prendendo un po' di queste riflessioni che ci stanno aiutando a vivere questo mistero del Natale, insieme all'esperienza, alla testimonianza del servo di Dio fra Daniele e Natale. La madre è l'abbraccio che fa vivere e le mamme mi capiranno. Quell'abbraccio di cui l'uomo ha bisogno oggi. Gli auguri di un nuovo anno sono tanti, ma io credo che l'augurio più bello che ognuno di noi si possa fare e possa formulare agli altri è proprio questo: sentire l'abbraccio di una madre che ti fa vivere. Se ci ricordiamo, non lo so, io non lo ricordo, però sappiamo che il bambino, quando è tra le braccia della madre, la sua vita è sicura. La sua vita è appunto, ha un futuro. La sua vita ha un senso. Perché quell'abbraccio è una vita d'amore. Molti mi diranno, ma io non ho più la madre, l'abbiamo persa, è morta, non l'ha mai avuta e quanti non hanno mai avuto una madre? Ma ricordiamoci che gli abbracci delle mamme sono sempre e continui e costanti nella nostra vita. Sapete come possiamo sentire in noi quel calore, quell'abbraccio della mamma? Abbracciando i nostri figli. Abbracciando chi mamma non ne ha avute, abbracciando chi soffre, cioè dando vita, dando abbracci di vita. Ma Maria ci insegna ad essere mamme per poter nascere alla vita vera e alla nuova vita del figlio di Gesù bambino. Il piccolo vivrà soltanto se è amato, soltanto se è preso in cura. Il nostro pensiero va ai tanti piccoli che non sono amati e che non sono in cura. Pensate che Maria, tra le sue braccia, ha fatto vivere Gesù, la vita, la luce, la via, la verità. Maria, Gesù tra le braccia della mamma ha sperimentato la vita che ognuno di noi, grazie all'abbraccio di Maria, possa sperimentare la vera vita che è Gesù. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore e buon anno a tutti!